Il suono del cellulare mi ha svegliato. Sto sorridendo. Apro gli occhi. Vedo una mano che mi abbraccia, che mi stringe. Non ci sono tatuaggi, sono molti di meno. Mi alzo immediatamente. Buongiorno, bambolina. Sono tuo marito. Ti sei ubriacata e non è successo niente. Mi bacia, io cerco di ricordare cosa è successo la notte scorsa. Perché mi trovo qui? A casa sua, a casa di Massimo. Massimo, per favore, io non... Devo andare in bagno. Mi avvicino all'armadio e inizio a cercare nei cassetti e delle magliette. Poi la scarpiera attira la mia attenzione. C'è un grande disordine. Mi fermo e vedo i miei stivali di lusso. Non sono nella sua scatola. E la scatola era quella che mi era stata inviata a casa. Manca proprio quella scatola. E in quella scatola c'era la testa del mio cane. Non ci posso credere. Allora Massimo, è stato lui. Non pensavo che passassi in questa stanza. Pensavi davvero che Eva fosse importante per me e che avrei divorziato da te a causa sua? Discuteremo delle nuove regole non appena torno dalla riunione. Intanto sdraiati. Ci ho pensato molto su come screditare quell'idiota tatuato. Guarda cosa ho preso. Un braccialetto. Ho installato un nuovo giochetto nella villa. Mi butto sul letto e mi lega. Non riesco a muovermi. Cosa ho fatto? E questa è un'altra sua bugia. Ho tradito Nacho. Gli ho urlato contro. E ora pensa che io sia tornata con Massimo. Tra poco arriverà un dottore che ti farà una flebo. Devi diventare più forte. Cosa mi farai? Lasciami andare. Dovrai essere in forma per accudire il mio nuovo figlio. Non piangere, bambolina. Il dottore ti darà dei tranquillanti e tu ti metterai a dormire. E quando ti sveglierai andrà tutto bene. Massimo, con cosa mi minaccerai questa volta? Io amo Nacho, non te. Puoi tenermi qui e farmi tutte queste cose terribili. Solo che a un certo punto vorrai togliermi le corde di dosso e sentire il mio calore, no? E io non te lo darò. Ma perché io? Puoi avere qualsiasi donna sulla terra come Eva. È un'attrice. L'ho assunta per interpretare il ruolo e nient'altro. Hai ucciso tu stesso il nostro cane, vero? Dimmi la verità, Massimo. Dimmela! Sì, bambolina. Uccido le persone guardandole negli occhi, quindi pensa com'è stato uccidere un cane. Ecco cosa ti accadrà nelle prossime 2 settimane. Non potrai lasciare la villa. Non potrai toglierti la vita, cosa che comunque io non permetterò, ma se nel caso dovessi riuscirci, ho riempito la villa di dottori che sono fortemente addestrati per salvare le persone che sono in punto di morte. Puoi evitare tutto questo accettando la mia offerta. Non credo di aver capito. Una sola notte con te, come quando ti ho conosciuto, e poi sarai libera. Voglio solo sentire che sei mia, e poi sarai libera di andartene. Non posso imprigionarti. Non ho più desideri con te. E sai perché? Perché non sei mai stata la mia salvezza, Laura. Non sei mai stata nelle mie visioni quando mi hanno sparato. Ti ho solo visto quel giorno in aeroporto, mentre ero in cura. Hai mentito per tutto questo tempo. Com'è possibile? Era tutta la mia immaginazione o gli effetti delle medicine che prendevo. L'ho capito quando abbiamo perso il bambino. Mio padre aveva bisogno di qualcuno che mandasse avanti gli affari dopo la sua morte. Ed è stato in quel momento che sono cominciate le ipnosi. Come fai a sapere che non è la tua prossima proiezione? Il mio cuore si è spezzato quando ho capito che non è stato il destino, ma una coincidenza a metterti nella mia testa. Eri solo una fantasia. Un'immagine, un ricordo. Perché me lo dici? E come faccio a fidarmi di te? Ti libererò perché non ho più bisogno di te. Ok, ti firmerò i documenti per il divorzio. Però voglio riavere la donna che ho amato per una notte. Va bene, accetto.
Prendo la busta. Ma lo faremo nel posto che scelgo io. Va bene, ma senza legarmi e senza alcol. E senza più tuoi giochetti, Massimo. Arriviamo in biblioteca. Chiude la porta e si avvicina al camino. Non vuole fare come la prima volta. Quando ci siamo visti, quando sono arrivata qui per la prima volta. Mi prende il viso tra le mani e si avvicina a me, in attesa del mio permesso. Lo ricambio con il bacio, combattendo la mia nausea. Improvvisamente, nella mia mente, rivedo il viso di Nacho. Un ragazzo sorridente, divertente. Non posso, non ci riesco. Vai a dormire. Il nostro contratto è stato appena annullato. Attraverso il corridoio, entro nella mia stanza. All'improvviso una mano mi blocca la bocca. Chica. Nacho! Nacho, sei qui! Mi dispiace. Ti prego, aiutami. Mi dispiace. Laura, dobbiamo scappare. Siamo rimasti soli. L'edificio è stato evacuato. Le mie guardie ci stanno aspettando qui fuori. Dobbiamo andare. Massimo ti ha mentito di nuovo. Hai sentito tutto. Adesso non importa. Chica, vestiti. Esci dal portone principale. E se incontri qualcuno, sparagli e non pensarci. È l'unico modo per uscire di qui. La porta della biblioteca si apre. Massimo si ferma a pochi metri davanti a noi. Oh, non credo proprio che mi sparerai, Laura. Non oserai farlo. Non muoverti! Ho così tante ragioni per ucciderti che non me ne serve un'altra. Sei malato, Massimo. Io ti odio. Se vuoi vivere, Massimo, entra in biblioteca e chiudi la porta. E poi sono stato io quello che ti ha insegnato a farlo. Non lo farai. Sei troppo debole. Forse lei no, ma lo farò io, e con piacere. Massimo, da quanto tempo ho aspettato questo momento? Laura, corri, vattene. Nacho! Ne parleremo dopo. Fermati, ti prego, non... Oh, l'ultima settimana è stata perfetta. Ci siamo divertiti un sacco insieme. Lo abbiamo fatto tante di quelle volte che non puoi nemmeno immaginare. Lascia la pistola. Laura, vattene! Lei continuava a piagnucolare, a chiedere di più, come un piccolo animale indifeso. Matos, per favore, sappiamo entrambi che non uscirai vivo di qui. Prendo la pistola e colpisco Massimo sull'orecchio. Lui cade, stordito e insanguinato. Nacho, non vado via senza di te. Io e Nacho iniziamo a correre e ad uscire dalla tenuta. If you believed in my eyes.